Il Signore sia con voi. Tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Egli è colui del quale ho detto: Dopo di me viene un uomo che è avanti a me, perché era prima di me. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell'acqua perché egli fosse manifestato a Israele. Giovanni testimoniò dicendo: Ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell'acqua mi disse: Colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito è lui che battezza nello Spirito Santo. E io ho visto e ho testimoniato che questi è il figlio di Dio. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Invochiamo lo Spirito Santo perché ci illumini e ci santifichi. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido. Drizza ciò che è sviato, dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni, dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Ricordiamoci sempre che al centro della Santa Messa c'è il mistero della consacrazione, c'è il sacrificio di Cristo e che ancora più profondamente al centro della messa c'è la Trinità che agisce proprio nell'Eucarestia per trasformarci in Cristo, per convertirci, per liberarci dai peccati e poi per prepararci a una santa morte. Vi ho dato questi testi dell'atto di preparazione per morire santamente. Teneteli sempre bene presenti questi testi, perché la nostra vita qua giù, cari fratelli, è inutile che vogliamo illuderci, la nostra vita è precaria. Ogni giorno dobbiamo essere pronti per partire, per andare dall'altra parte. Dobbiamo essere sempre pronti, come Gesù dice chiaramente nel Vangelo. E appunto la Trinità ci vuole aiutare a camminare su questa via di santità che conduce al cielo. La Trinità, cari fratelli, innanzitutto ci vuole far credere a quello che dice oggi San Giovanni nel Vangelo. Questi è il figlio di Dio. Gesù è il figlio di Dio. Contrariamente a quello che tanti dicono, adesso diventano sempre di meno però,
Innanzitutto Gesù è veramente esistito, è un personaggio storico Gesù, Tempo fa leggevo anche un articolo sulla famosa enciclopedia Treccani, dice con chiarezza che oramai i grandi studiosi accettano pacificamente che Gesù è un personaggio storico, accettano questo con maniera molto pacifica, ma Gesù non soltanto è un personaggio storico, Gesù è Dio fatto uomo, Dio fatto uomo. Innanzitutto dobbiamo credere questo, cari fratelli, innanzitutto in questi tempi di grande incredulità dobbiamo credere che Gesù è Dio uomo, dobbiamo credere al mistero della Santissima Trinità. E vedete che oggi il Vangelo di Giovanni proprio ci parla del mistero della Trinità, lo Spirito, il Figlio di Dio e poi evidentemente il Padre, un solo Dio in tre persone. Ma vedete, dalle letture che noi abbiamo letto e che ci devono proprio portare a vivere bene la consacrazione, il sacrificio di Cristo, ci devono aiutare a unirci a Cristo, ebbene queste letture che abbiamo ascoltato oggi ci dicono qualche cosa di molto importante riguardo alla nostra vita con Cristo. Ci dicono che Cristo è il vero Figlio di Dio, ma noi in Cristo, come dice proprio il canto, il versetto alleluiatico, ecco, Dio ci ha dato potere di diventare suoi figli. In Cristo noi siamo veri figli di Dio. Perché, cari fratelli? Perché in Cristo, attraverso i sacramenti, noi riceviamo la stessa vita di Dio. Pensate un po', cari fratelli. Una cosa che veramente ci deve un po' anche meravigliare sempre, ci deve sconvolgere, ma è la realtà. Dio, vedete, ci dona la sua vita. Perché il Vangelo è così impegnativo, cari fratelli? Perché il Vangelo lo possiamo vivere proprio soltanto con la vita di Dio in noi. Il Vangelo ci chiama delle cose che umanamente sarebbero, con le nostre sole forze umane, sarebbero impossibili, ma Dio, venendo in noi, le rende possibili. Cioè la vita divina, venendo in noi, rende possibili queste cose. Pensate anche alla vita dei santi, no? Le meraviglie che Dio ha fatto nella loro vita, meraviglie di grazia, ma anche a volte miracoli, oppure conoscenze straordinarie, meraviglie di carità. Cari fratelli, era la Trinità che operava nei santi e realizzava in loro queste meraviglie. Perché? Perché se noi siamo cristiani, se noi viviamo i sacramenti e in particolare riceviamo bene l'Eucarestia, cari fratelli, noi riceviamo la pienezza della vita trinitaria. Dio viene in noi, ci rende suoi figli e vive, ecco, in maniera potente nella nostra vita. Ci permette di fare cose che altri uomini non potrebbero certamente fare. Vedete, io vi parlo spesso della croce. Come facciamo a seguire Cristo sulla via della croce, come dice lui nel Vangelo, con le nostre sole forze umane? Sarebbe impossibile, cari fratelli, seguire Gesù nella santità sulla via della croce, ma il Signore ci dà la sua vita divina, ci dona la sua forza divina che ci rende capaci appunto di seguire Gesù. Ci rende capaci di trionfare sul peccato, sul male, ci rende capaci a volte anche di superare forti tentazioni che ci spingono magari anche al suicidio a volte. Il Signore ci rende forti per camminare veramente sulla via del bene. E vedete, la prima lettura aggiunge qualche altra cosa a riguardo, non so se siete stati attenti. Vedete, il Signore dice: mio servo tu sei sul quale manifesterò la mia gloria. Ecco, quello che ho detto finora è quello che dice qui proprio il Signore in Isaia. Dio si vuole manifestare in noi, Dio vuole manifestare in noi la sua vita, la sua santità in noi. E poi, vedete,
come dice ancora questo bel testo, io ti renderò luce delle nazioni. Pensate che queste parole il Signore le dice a ciascuno di noi. Ognuno di noi è chiamato ad essere luce delle nazioni. Come facciamo ad essere luce delle nazioni, cari fratelli? Se noi viviamo i sacramenti bene, se noi viviamo quello che dice il Vangelo, noi diventiamo luce delle nazioni, come sono stati i santi, come è stato appunto San Giovanni Battista, di cui abbiamo sentito parlare nel Vangelo, come sono stati tanti santi e come siamo chiamati ad essere noi, cari fratelli. Il Signore infinitamente onnipotente si vuole servire di noi per portare la sua luce a tante persone, a tante persone. Vedete, se noi ragioniamo umanamente, possiamo dire: ma come posso fare io a diventare la luce delle nazioni? Come posso fare io a fare tutte queste cose? Cari fratelli, non siamo semplicemente noi a fare queste cose, è Dio che le fa in noi. Se noi prendiamo un San Pietro, San Giovanni, tanti apostoli, tanti santi, cari fratelli, ma questi uomini non erano uomini diversi da noi, eh? Tante volte il Signore si è servito per convertire anche tante persone, si è servito di persone malate, a volte di persone paralizzate. Noi, vedete, rispetto a queste persone, certamente abbiamo una salute, abbiamo anche tante più possibilità, cari fratelli. Ebbene, il Signore si vuole servire anche di noi. E ricordiamoci una cosa, vedete, Santa Teresina del Bambino Gesù è compatrona delle missioni con San Francesco Saverio. Pensate che è morta a circa 20 anni, ma è patrona delle missioni, e lei non è che andava nelle missioni di qua e di là, lei è stata una monaca di clausura. Quando noi preghiamo intensamente, cari fratelli, quando noi siamo uniti a Cristo e con Lui preghiamo, noi possiamo diventare luce delle nazioni. Possiamo portare tante persone a Cristo, anche se fisicamente non arriviamo a loro. Cari fratelli, allora ringraziamo il Signore per queste meraviglie che vuole fare in noi. Crediamoci, crediamo che Dio vuole fare meraviglie in noi. D'altra parte, quando riceviamo l'Eucarestia, noi non riceviamo un pezzo di pane, noi riceviamo Cristo Dio, riceviamo il Signore e in Lui tutta la Trinità che si vuole manifestare attraverso di noi. Attraverso di noi vuole salvare tante anime, in certo modo vuole salvare il mondo. L'Eucarestia, vedete, non è semplicemente un qualche cosa che noi mangiamo, è qualche cosa che ci trasforma in Cristo Signore, cari fratelli, perché Cristo continui la sua vita attraverso di noi. Pensate che cosa meravigliosa, eh? Il Signore Gesù viene in noi nell'Eucarestia per trasformarci in sé, per continuare attraverso di noi la sua opera, e perché attraverso di noi la Trinità possa convertire, possa toccare tante anime. Non pensate di essere assolutamente insufficienti per questa opera, perché indubbiamente quest'opera ci supera, ma Dio è onnipotente. Vedete, gli apostoli erano persone molto semplici, ma lasciandosi guidare dal Signore sono diventati quei grandi missionari che noi conosciamo. Una beata Alessandrina da Costa, che ha vissuto appunto nel letto, ecco, è rimasta paralizzata per tanti e tanti anni, certamente da sé non poteva fare le meraviglie che Dio ha fatto in lei, ma appunto Dio ha fatto meraviglie nella sua vita. Quindi impegniamoci, cari fratelli, invochiamo lo Spirito Santo, invochiamo la Trinità perché si serva di noi.
Vedete che questi tempi sono tempi, come abbiamo detto, di grande incredulità, e Dio ci ha messo in questi tempi perché si vuole servire di noi, di me, di voi, per convertire tante persone. E allora che cosa dobbiamo fare? Innanzitutto dobbiamo aprirci allo Spirito Santo, dobbiamo pregare, dobbiamo ricevere bene i sacramenti, e poi appunto nell'Eucarestia veniamo trasformati in Cristo. Quindi lasciamoci guidare dalla Trinità perché veramente compia meraviglie nella nostra vita. E concludo ricordandovi che siamo in Italia, che abbiamo una grande responsabilità, cari fratelli, perché la nostra terra è stata molto benedetta da Dio. In mezzo a noi ci sono stati tanti santi. Pensate, ieri proprio qui vicino a noi, non tanto lontano, vicino a Roccaraso, era la memoria liturgica palena di un grande esorcista poco conosciuto che si chiama Beato Falco. Pensate che raccontava, diceva un famoso testo di storie che raccoglie molte storie di santi, ecco, raccontava che la congregazione dei riti di Roma, ecco, riconobbe la santità di quest'uomo, in particolare dopo che nel 1700 circa 50 persone possedute dal demonio, andando proprio nel luogo dove è il corpo di San Falco, del Beato Falco, furono liberati. Vedete, in mezzo a noi in Italia ci sono stati tanti santi, a volte anche santi esorcisti, si sono verificati tanti miracoli. Io lo dicevo proprio qualche tempo fa, sono stato a vedere quel prodigio, quella prodigiosa fioritura che ogni anno si verifica prodigiosamente vicino Torino, nel santuario della Madonna dei Fiori. Adesso nei prossimi giorni andrò a Gualdo Tadino per andare a vedere un'altra fioritura prodigiosa. Cari fratelli, vedete, il Signore ci mette davanti agli occhi tanti segni prodigiosi. Quella che andrò a vedere nei prossimi giorni è legata alla morte di un altro beato che è vissuto in queste nostre zone, è vissuto vicino a Assisi, il beato Angelo da Gualdo Tadino. Vedete, il Signore ci mette tanti segni davanti agli occhi, tanti miracoli, grandi miracoli che si sono verificati in Italia attraverso anche grandi santi. Voi sapete meglio di me la vita di Sant'Antonio. Allora, cari fratelli, crediamoci a queste cose, lasciamoci guidare dal Signore, perché appunto attraverso la nostra vita il Signore possa portare a sé, possa convertire al suo amore tante e tante persone che oggi non credono in Lui. E perché questo possa realizzarsi, ecco, chiediamo perdono adesso al Signore per tutte le volte che non gli abbiamo creduto e per tutte le volte che, anche credendo in Lui, non abbiamo obbedito alla Sua parola, alla Sua voce. Per questo diciamo insieme: mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i Tuoi castighi, e molto più perché ho offeso Te, infinitamente buono e degno di essere amato.